Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Insomma, Carla Ruocco, come vi dovremo chiamare da oggi? Futuristi, esponenti di IFIL, perché poi questo di fatto è l'acronimo, o che altro? Intanto mi scusi, io mi scuso con tutti, devo levare l'auricolare perché vi sento malissimo, il rischio di non rispondere adeguatamente alle domande, quindi adesso mi tolgo l'auricolare e la sua collega che è qui mi dà una mano. Allora, in effetti il discorso non è come chiamarci, il discorso è la chiarezza e la nitidezza rispetto ad un progetto chiaro che non esponga il nostro paese ad ambiguità su temi fondamentali quali quello, per esempio, della politica estera. Noi dobbiamo mettere l'Italia al sicuro all'interno, ribadendo in maniera decisa che siamo all'interno di una compagine istituzionale internazionale del Patto Atlantico, all'interno di una compagine europea, e quindi questo va assolutamente blindato. Oltre a questo c'è il tema di operativo, pratico, di risolvere in maniera anche immediata, diretta, operativa, dicevo, i problemi dei cittadini italiani, e con una dialettica che sia chiara e realistica. Certo. Detto questo, avete assestato un colpo importante, la maggioranza di governo, lei parla di mettere al sicuro gli italiani, però in realtà questo è uno scossone difficile da assorbire per la politica italiana. Io la vedo proprio al contrario, quando si chiariscono le posizioni la maggioranza, e quindi si ribadisce che sia all'interno di una maggioranza che in questo momento è rappresentata a livello di governo dal presidente Draghi, si dà più forza al governo, perché si ribadisce l'appoggio e si chiariscono tanti punti che rimanevano ambigui. Chiedi a Carla Ruocco di restare.